Allora, buongiorno a Carmen Amadio, lei è una infermiera sospesa e oggi è qui a parlarci di un'iniziativa molto importante alla quale insomma tutti dovremo partecipare. Allora, Carmen, dici tutto. Allora, buongiorno a tutti voi, questa splendida giornata di sole, tanto per cambiare, sì. E speravamo un po' di pioggia. Io vi parlo di un'importante petizione, una raccolta firme che abbiamo attivato il 29 di maggio dopo una importante manifestazione a Trieste. È una petizione che vuole arrivare al Parlamento della Repubblica ed ha per oggetto il diritto all'inviolabilità del corpo e la libertà di cura. Molti dicono che è un diritto che noi abbiamo, lo sappiamo, è citato nell'articolo 32 della Costituzione, ma purtroppo lo stato di emergenza che questo governo ha emanato lo ha completamente dimenticato, per cui in nome di un bene collettivo che comunque non ha dimostrato, ha cancellato tutti i diritti che noi avevamo. Certo. Di conseguenza, oltre che prendersi il nostro lavoro, prendersi la nostra vita, prendersi tutto quello che abbiamo costruito in una vita, noi e i nostri avi, vuole anche il nostro corpo. A questo punto il popolo dice basta, ci avete chiesto anche il sangue, adesso basta. Certo. Quindi vuole riportare praticamente all'ordine del giorno questo importante articolo della Costituzione e vuole che riprenda il posto che si merita in un paese democratico quanto il nostro. È l'articolo più importante che abbiamo, che garantisce la libertà di cura e la libertà di scelta che la Costituente aveva giustamente dopo i fatti della Seconda Guerra Mondiale citato in un articolo specifico. Noi chiediamo come popolo che il governo che ci sarà quando lo consegneremo lo rispetti, altrimenti il popolo credo che questa volta non sarà zitto e non accetterà sommessamente a testa bassa tutte le imposizioni che il governo vorrà ancora imporgli. Certo. Sentimi un attimo, giusto per capire, tu con la tua esperienza dal momento che sei stata sospesa e tutto, che clima hai visto all'interno, insomma, dell'ambiente sanitario? Tu dici in questi ultimi due anni? Sì, sì, certo. Allora, ti dirò che da un'iniziale paura che abbiamo avuto tutti quanti, perché naturalmente una cosa che ti colpisce così come un uragano e non riesci a renderti conto dell'effettiva verità e della realtà, tutte le cose che tu non comprendi ti spaventano. Di conseguenza i primi mesi sono stati abbastanza pesanti e duri. Dopodiché però, come ogni cosa, si può spiegare scientificamente. Quello che io ho visto è che c'è stato una completa c'è stata da parte di tutti, anche di noi sanitari, una completa mancanza di collegare il cervello alle conoscenze che avevamo e di fidarci completamente di diktat che ci arrivavano dall'alto. D'altronde, se tu consideri che ci hanno chiusi in gabbia in casa per due mesi completamente, noi eravamo gli unici sanitari che giravamo, io non so se tu giravi, ma noi potevamo comunque andare a lavorare, c'erano le città deserte, strade deserte, gli unici che vedevi per la strada erano eventualmente gli animali, tornavano ad essere abitato dagli uccelli che ti attraversavano la strada, cose che non vedevi più, quindi chi poteva uscire si rendeva conto che c'era un qualche cosa di surreale che si stava innestando nel nostro sistema. Chi invece rimaneva in casa era stato dalle 6 del mattino, credo 24 ore su 24, martellato da messaggi ripetuti di morti, di catastrofi, di eventi, di vita che non sarà più quella di prima. Cioè, io ho visto la società dividersi in due, quelli completamente terrorizzati che si sono messi in un angolino e aspettavano la verità dall'alto, e quelli che potevano uscire dopo si rendevano conto che qualche conto non tornava. A livello sanitario purtroppo ci hanno talmente tartassato dell'idea che il dovere morale ti imponeva di sottoporti ad una sperimentazione in virtù di un bene collettivo superiore, che tanti per un senso di colpa, per un senso del dovere,
per un senso del rispetto dell'altro, hanno comunque ceduto. E lavorando io in un ambito territoriale e avendo contatto con dei medici di base, e avendo nella nostra zona il dottor Schumke, io già nell'estate del 2020 ho chiesto a lui se veramente quei pazienti che lui visitava morivano in 24 ore. Non era così, perché così non funziona, cioè una vera pandemia probabilmente avrebbe funzionato in questa maniera qua. Il Covid, quando ti colpisce, porta nell'arco di 10-12 giorni ad eventi gravi, soprattutto se tu non li curi, ed era questo che si vedeva, nel senso che quando i pazienti arrivavano in ospedale, anche nei primi giorni, era già troppo tardi per poter intervenire, solo un miracolo li avrebbe salvati, andavano salvati prima. E allora cominciavo a chiedermi come mai lo Stato avesse impedito anche ai medici di andare a visitare i pazienti, come mai si fosse impedito di andare vicino ad un altro essere umano per capire come quest'altro essere umano viveva, e la cosa non si tornava. Cioè, no, quando mai uno Stato che dice di fare il suo bene impedisce a qualcuno di farlo, quel bene stesso? E allora io ho cominciato a chiedermi, a farmi delle domande, e questo Stato ho capito che non vuole che tu ti faccia delle domande. Ecco un'altra cosa strana che mi fa capire quanto poco sia democratico. Infatti ho cominciato a farmi delle domande e a luglio del 2021 mi hanno sospeso. Non perché non mi sono vaccinata, ma perché mi sono fatta delle domande. E queste domande le ho trasmesse anche da un palco, perché mi sembrava corretto, e come sanitaria io dovevo questo, cioè, fa parte del mio compito l'informazione e soprattutto la ricerca, e quindi era doveroso per me informare anche le persone che erano così impaurite, così terrorizzate, che scendevano in piazza nella ricerca di una risposta, che dove potevo io mi sono sentita di darla. Alla fine loro ti chiedevano di firmare un consenso informato, io ho solo detto controllate cosa c'è scritto, chiedete e fate domande al medico, perché è fondamentale, soprattutto chiedete che vi diano delle risposte. Certo. Per aver fatto questo io ho chiuso un procedimento disciplinare qualche giorno fa ed è durato un anno, insomma. Dopodiché la mia sospensione continua, perché non avendo assolto l'obbligo vaccinale, essendomi ammalata ma ho un green pass caduto, l'ordine mi ha sospeso, e quindi questo mi impedisce come infermiera di lavorare. Certo, certo. E allora, tornando all'iniziativa di questa... All'iniziativa vuole portare e vuole raccogliere le firme di tutto un popolo che è stanco, di un popolo che forse non si rende conto di quale potere ha nelle sue mani, uno dei poteri fondamentali che gli sono stati dati con la Costituente, è quello del voto, che prima non avevamo. Forse noi non ci rendiamo conto di quanti diritti, perché li consideriamo naturali, sono stati pagati col sangue dei nostri avi. Noi dimentichiamo troppo facilmente, ed è questa un'altra cosa che uno Stato autoritario usa, il fatto che la gente dimentichi in fretta le cose. Infatti abbiamo dimenticato, e sembra incredibile, come stavamo 3-4 anni fa. È vero che eravamo in una situazione e tu correvi su un percorso già tracciato, però perlomeno eri libero, ti guardavi negli occhi, alzavi lo sguardo, avevi la possibilità di condividere delle idee, cosa che adesso invece non vedi più. È rimasta nel lato nostro, che ci incontriamo nelle piazze, però se io guardo il volto della gente, magari al supermercato, io vedo le persone cambiate. Certo. Io vedo che si è perso il senso vero e importante della vita, il senso di essere liberi, nati su questa terra. Sentiamo il peso addosso di imposizioni continue, non ci chiediamo domani cosa succederà, siamo sempre pronti ad accettare nuovi colpi inferti da un potere che ci ha comunque controllato, lui ci osserva, ecco, il potere dall'altro ci osserva e cambia il tiro in base a come noi cerchiamo di muoverci e di divincolarci da questo sistema. Allora, se invece noi capiamo che se strappiamo quella corda, è un po', non so se tu l'hai mai sentito,
quel detto di quell'elefante di qualche tonnellata che il bambino aveva visto legato con un cordino ad un ceppo al circo, sì. E ha chiesto al papà: ma scusa papà, perché questo elefante così grande rimane appeso ad un ceppo così? Basterebbe alzare la zampa per liberarsi. Il papà gli ha risposto: questo è stato legato a quel ceppo quando era piccolissimo, e quel ceppo era più forte di lui, e lì ha perso la forza e la volontà di staccarsi. È vero, basterebbe tirare sulla zampa per essere libero, però lui non ci crede più. Ecco, io questo vedo nel popolo italiano, un popolo che non crede più, mentre basterebbe alzare un attimo la testa per riappropriarsi della nostra libertà. E quindi questa petizione vuole ridare questa forza al popolo. Noi chiediamo a tutto il popolo di scendere nelle piazze, perché la stiamo portando in tutte le piazze d'Italia, abbiamo già ottenuto un buon risultato, stiamo riunendo. E così effettivamente ci chiamiamo come gruppo Riuniti per la Rinascita, perché così dobbiamo essere, gente che si ritrova di nuovo per rinascere un'altra volta con un mondo in una realtà diversa, una realtà che forse apparteneva a secoli passati, una realtà che appartiene a noi come esseri umani, certo. Cioè esseri nati liberi che scendono su questa terra non per fare il male del fratello, ma per esercitare il proprio diritto di libertà. Io dico sempre: finisce dove comincia quello dell'altro, nell'assoluto rispetto. Solo se ci riuniamo di nuovo, se camminiamo insieme in questa strada che è la vita, se ci diamo una mano quando serve, a volte andremo soli, a volte andremo in gruppo, a volte andremo in coppia, però solo così riusciremo a percorrere il tratto della vita con gioia e serenità. Ma soprattutto lasceremo un percorso tracciato più facilitato alle generazioni future. Io credo che siamo su questa terra per esercitare questo potere, dovere e diritto. Certo. E quindi con questa petizione che si struttura in 6 punti, dove viene citata il diritto all'inviolabilità del corpo, che è la cosa più importante che noi abbiamo, il corpo, la salute, il diritto alla vita sono diritti inviolabili e incomprimibili. Noi chiediamo che al di là di quello che è il nostro Stato non ci siano degli organi e degli organismi internazionali e sovranazionali che possano comandare sulle scelte fondanti di uno Stato. Il tentativo dell'OMS di dichiarare un nuovo stato di emergenza in virtù adesso del vaiolo delle scimmie, o domani sarà di qualcos'altro, o sarà dell'arrivo di una zanzara a killer. Io dico, dobbiamo riprenderci in mano il nostro paese, è un paese fantastico, fa gola a tutti, lo stanno smembrando, vendendo, tanto quanto stanno smembrando e vendendo il nostro corpo. Allora, se noi crediamo che abbiamo un potere, lo dobbiamo esercitare, e non possiamo farlo domani, dobbiamo farlo adesso, ora e in questo momento, certo. Perché così dovrebbe essere la vita. Assolutamente. Dopodiché noi chiediamo che i medici possano tornare ad esercitare il loro lavoro in scienza e in coscienza e non secondo soli protocolli, perché purtroppo la sanità si è distrutta nel momento in cui l'hanno fatta diventare un'azienda. Noi siamo in un piano programmato che ha origini e radici nel nostro passato, sicuramente. Vediamo che è un'azienda che sta andando avanti lentamente, ma in maniera continua, passo dopo passo, qualcuno di molto in alto ci sta privando di cose che avevamo conquistato con il sangue. Il fatto di mettere tutta la sanità soggetta a ordini e a protocolli ha vincolato l'operatività di tanti e dei medici, per cui quando il 1° di marzo è stato sancito lo stato di emergenza, per protocollo la terapia che si poteva adottare con il Covid era la tachipirina e la vigile attesa. Cioè, già questo ti fa capire quanto sia stato stolto questo tipo di scelta, quante morti abbia causato di innocenti, e anche per questo questa petizione è nata, perché noi dobbiamo rispetto e dobbiamo... non dico vendicare, però portare giustizia a tutte le persone che sono state abbandonate in questi 2 anni, perché se vogliamo ricordare la sofferenza dei pazienti negli ospedali,
la sofferenza degli anziani nell'RSA che si sono ritrovati abbandonati improvvisamente, loro si sono sentiti abbandonati e non hanno capito come mai quelle porte si siano chiuse e siano diventate delle prigioni, cioè anziani che hanno fatto la nostra storia e qualcuno li ha fatti rinchiudere lì dentro in nome di non si sa che cosa, se li ha fatti salutare attraverso un telo di nylon, gli stessi teli dove venivano poi messi i morti neanche più vestiti nel periodo dell'emergenza. Io mi chiedo quale essere umano può ragionare un piano così diabolico. Io non credo che possa essere un essere umano che è riuscito a partorire 2 anni di orrore che rimarranno nella storia, e poi sappiamo che la storia sarà scritta da altri uomini e quindi la racconterà, la narrerà come vuole, però il dolore di questi 2 anni inferto alle persone fragili non ha storia e deve essere ricordato perché la vita è fondamentale, e anche quella di un solo essere umano. Certo. Ed è per questo che un altro tassello ti aggiungo: nel momento in cui è morta la povera Camilla, io mi sono detta, beh, adesso ci fermiamo, perché anche solo una vita giovane spezzata per colpa di una sperimentazione chiede di fermarsi e di indagare. Non si sono fermati neanche di fronte, non si sono fermati di fronte agli ammalati in ospedale, di fronte agli anziani nell'RSA, nemmeno di fronte al decesso di una giovane. Allora io mi dico, se ci riflettiamo, siamo sicuri che questo Stato sta facendo il bene del suo popolo? Lo sta facendo veramente o sta agendo in nome di poteri superiori? Perché se c'è un cuore qualcuno avrebbe dovuto dire no, fermiamoci un attimo, riflettiamo. Anche questo io ho detto nelle piazze, vaccinare a giugno è demenziale, lo è sempre stato per la scienza, perché continuare? Fermiamoci un attimo, ragioniamo sugli eventi avversi che già a giugno del 2021 c'erano e ripartiamo dopo. Invece hanno impedito ai medici che indagavano di andare avanti perché li hanno o sospesi o radiati. A chi cercava soluzioni ho detto mettetemi ovunque, io faccio ricerca, non posso lavorare a contatto con, datemi tutti i dati, facciamo ricerca, lavoriamo insieme per trovare la soluzione. E invece questo Stato non vuole che tu lavori con lui per trovare soluzioni, tu devi accettare quello che lui ti impone. Allora no, allora ci fermiamo. E allora con questa petizione noi diciamo, Stato, tu non mi puoi impedire di lavorare perché è un diritto sancito dalla Costituzione solo in virtù di un marchio che non mi sono messo, che già abbiamo dimostrato non essere neanche valido, perché una dose non è bastata, 2 neanche, la terza non ti ha portato all'immunità, anzi, io chiedo al popolo italiano, ma siete convinti che una quarta dose vi darà un'immunità? Abbiamo un aumento del livello di contagi rispetto all'anno scorso, sì, che è quintuplicato, in periodo estivo. Un'influenza in un periodo estivo non si era mai vista. Cos'è successo al corpo dei nostri italiani perché si riammalino continuamente di una patologia per cui si sono vaccinati? Sì. Onestamente. Certo. Ce lo chiediamo questo, se dobbiamo farcele delle domande, perché se non ci facciamo delle domande diventiamo delle pecore, d'altronde l'immunità di gregge, io credo voglia dire anche quello, diventiamo delle pecore e seguiamo il primo pastore impazzito che ci porta verso un baratro. Stiamo diventando dei lemming pronti a seguire un flauto magico, ma che ci sta portando al baratro. Certo. E quindi noi chiediamo che si tolga il Green Pass, perché non ha senso che una carta mi consenta di andare a lavorare, mi consenta di guadagnarmi da vivere, mi tolga qualsiasi dignità. Cioè, se ci sono delle cose che si sono dimostrate non necessarie, perché continuiamo ad adottarle? Perché continuiamo a mascherare i bambini quando sappiamo benissimo che le mascherine non servono? Anzi, che sono dannose, ci sono già studi scientifici. Tenere una mascherina a 40 gradi vuol dire che tu ti respiri un'aria e un'umidità che quella mascherina ti trasmette, dove proliferano batteri e funghi. Ci ritroveremo con delle polmoniti probabilmente quest'autunno, uno perché siamo debilitati già fisicamente, lo stress di questi 2 anni ha
ha un po' debilitato tutti quanti. Due, perché noi siamo abituati a respirare all'aria aperta. Se fossimo stati dei pesci che avrebbero fatto nascere sott'acqua, noi abbiamo bisogno dell'aria normale, non di un'aria contaminata attraverso una mascherina di plastica dove i batteri crescono, noi li aspiriamo, li respiriamo. Ci troveremo con delle polmoniti batteriche, delle polmoniti fungine, avremo un altro tipo di problema tra qualche mese, cioè, forse non ce ne rendiamo neanche conto. Quindi perché non ci fermiamo un attimo, respiriamo a fondo e ci chiediamo, ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Certo. Per cui questo noi chiediamo con questa nostra petizione, chiediamo soprattutto un attimo di riflessione, chiediamo di fermarci, se condividiamo questi punti qua, se riteniamo che il diritto all'inviolabilità sia fondamentale per ogni essere umano, andiamo e la firmiamo. Il punto ultimo porta alla pubblicità dei contratti. Perché abbiamo contratti segretati? Perché lo Stato ci impone la somministrazione di una sostanza di cui non si sa assolutamente niente, che ha già dato reazioni avverse? Perché lo Stato li sta mascherando? È inutile che ce la raccontiamo. Io le persone le incontro per la strada e mi dicono: io dopo il vaccino non sono più lo stesso. Cosa mi è successo? Allora ce lo chiediamo tutti. Cos'è successo? Vogliamo metterci a studiare questi casi? Vogliamo analizzarli? Vogliamo insieme fare una statistica? Vogliamo metterli in mano alla scienza? Li vogliamo studiare? Vogliamo dare loro l'opportunità di guarire? Perché sicuramente un'opportunità c'è di tornare ad essere gli esseri umani di prima, invece di doverci alzare al mattino pieni di dolori, di essere comunque costretti nel migliore dei casi a antidolorifici, perché la percezione che hanno tutti è che qualcosa nel corpo si è cambiato e l'equilibrio che Dio ci ha dato quando ci ha mandato su questa terra di corpo, spirito, fisico, anima, si è interrotto. Vogliamo ripristinarlo? Facciamocele delle domande. Abbiamo smesso di farle, ma se non riprendiamo a farle veramente facciamo la fine del Lemming. Quindi noi chiediamo la pubblicità dei contratti, vogliamo sapere cosa ci mettono dentro. Cioè ci hanno imposto, io dico, ho detto ancora, ci hanno imposto di sapere cosa mangia un pulcino da quando esce dall'uovo a quando lo portiamo in tavola. Perché dobbiamo sapere cosa mangia per la nostra salute. E noi ci mettiamo delle cose che non sappiamo cosa faranno. Sicuramente non ci tutelano dalla malattia, perché altrimenti non avrebbe senso avere il Covid dopo la vaccinazione. Vuol dire che non serve a questo. E allora domanda: a cosa serve questa vaccinazione? Se non serve a prevenire la malattia grave, non è vero neanche quello. Abbiamo persone vaccinate che sono finite in rianimazione. Riportiamo la verità nella scienza, rifacciamo le statistiche, andiamo a vedere quanti realmente sono i vaccinati che si trovano in rianimazione. Forse i conti, no, i numeri non sono quelli che lo Stato ci racconta, sono due anni che ci racconta un sacco di bugie. Allora la vogliamo sapere la verità o facciamo finta di niente? Se non lo facciamo per noi, lo dobbiamo fare per le generazioni future, lo dobbiamo fare per i nostri ragazzi che hanno subito due anni di vessazioni e di torture. Forse noi non lo sappiamo quanto possono soffrire i bambini in situazioni nelle situazioni che hanno passato. Cioè bambini che sono stati controllati da altri bambini per vedere se avevano messo la mascherina correttamente, spiati da altri bambini anche fuori in ricreazione perché questi bambini dovevano diventare i piccoli capò. Perdonate, mi sono dilungata, ma io quando mi parlano della sofferenza dei fragili, dei deboli, parto, perché non difendiamo le persone fragili, i bambini, gli anziani, gli ammalati, non abbiamo capito niente. Le persone sane hanno il dovere di difendere le persone indifese. Io purtroppo questa cosa qua la sento forte, perché quando un bambino soffre forse non ci rendiamo conto, già la sua vita ha una traccia diversa, poi tutto servirà. Torniamo alla petizione. Allora noi abbiamo creato un canale Telegram, così ne faccio la pubblicità. Si può entrare chiunque, perché è un canale libero, si chiama Ri-Uniti per la rinascita. Lì vengono segnate tutte le piazze e tutti i banchetti che si propongono per la raccolta delle firme.
avevamo deciso di consegnare a settembre tutte le nostre firme al Parlamento. Noi abbiamo presentato questa petizione in Parlamento il 4 di luglio in una conferenza stampa. Ci siamo arrivati grazie all'onorevole Sara Cunial, che ci ha fissato un appuntamento. Siamo andati insieme a Anna Rita Iannitti, che era un medico della prevenzione, a Erminia Maria Ferrari, che è un medico, lei si definisce di un medico di medicina generale, io la definisco un medico di campagna, un po' alla De Donno, con il dottor Ciro Silvestri, che è un segretario vicario del FISI, e col professor Davide Tuttino, che è un professore di filosofia, tutte persone che in questi 2 anni e mezzo hanno cercato di riportare un po' di verità in tutta questa narrazione. Abbiamo detto in Parlamento, quando ci siamo entrati, che visto che non ci ascoltavano da fuori, perché stiamo urlando da 2 anni e mezzo e chiedendo verità nelle piazze, allora ci siamo entrati, e che quel Parlamento è un palazzo che appartiene al popolo, non appartiene ai partiti, e quindi i partiti devono scendere e uscire da quel palazzo e chiedere al popolo di che cosa il popolo ha bisogno. Allora forse potremo riportare democrazia lì dentro. Invece lì c'è molta autorità. Ci hanno fatto andare di lunedì, di venerdì, quando loro non ci sono. Abbiamo scelto di andarci di lunedì. Torneremo a portare queste firme o martedì o giovedì o mercoledì, che sono i giorni in cui loro lavorano, perché noi vogliamo consegnargliele in mano e dirgli: guardate che il popolo italiano non è poi così addormentato, vuole essere di nuovo partecipe della vita politica e viene a chiedervi quei diritti che sono stati sanciti dalla Costituzione. Niente più di questo. Raccoglieremo, visto gli ultimi eventi e il fatto che questo governo falsamente sia caduto, anche se continua magari ad emanare leggi e cose contro il suo popolo, le porteremo al Parlamento, che si insedierà, quindi è possibile che andremo ad ottobre. Perciò continueremo la raccolta tutta agosto e tutta settembre. È una raccolta, io ci tengo a dire, nata dal popolo. È nata perché Carlo Iannetti, che è Iannello, giurista, ce l'ha scritta su, leggendo un nostro manifesto, un manifesto che io avevo scritto, dove praticamente sancivo quali sono i nostri diritti fondamentali, perché forse ce lo siamo dimenticati, ma noi siamo nati come esseri liberi e quindi noi lotteremo perché questa libertà rimanga, soprattutto per le generazioni future. Lo hanno fatto con una guerra i nostri avi, questa io ritengo sia comunque una guerra, non butterà giù case però agli uomini e a falciati comunque. Quindi è nostro compito essere tutori della libertà di scelta e garantire l'inviolabilità del corpo. Questi vaccini, qualcuno dice, ci sta trasformando in OGM, è molto pericoloso quello che si sta facendo. Noi chiediamo che la scienza faccia chiarezza in tutto questo, per cui al di là di tutto noi diciamo che dobbiamo riconoscerci come esseri umani, perché siamo unici, irripetibili, sacri ed inviolabili. In qualsiasi parte della terra noi abitiamo, non c'è una distinzione di colore, di razza, di sesso o di religione. Siamo tutti esseri scesi su questa terra per condividere un tratto di percorso della vita. Per cui ricominciamo veramente a vivere con leggerezza, con verità e con giustizia. Abbiamo poi creato, a parte questa petizione che viene firmata in tutte le piazze, serve un documento di identità da portarsi appresso, a noi non serve che venga verificata da un legale, non confondiamola con la raccolta firme adesso per le votazioni, perché le due cose si accavallano, ma noi non raccogliamo voti per liste politiche, noi raccogliamo voti per il popolo ed è diverso, e queste firme le porteremo solamente per questa petizione al Parlamento. Dobbiamo arrivare in grande numero perché così faremo la differenza. Io dico sempre: un popolo unito non sarà mai vinto, e questo paese ha bisogno di un popolo, oltre che di partiti, ha bisogno di un popolo che sia unito. Certo. Questa petizione noi la facciamo firmare anche ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, che questo Stato ha dichiarato liberi di scegliere
se vaccinarsi o meno anche contro il parere dei genitori, perché ci sono dei ragazzi che ci hanno chiesto ma possiamo firmarlo anche noi, perché ci siamo, come ti dicevo prima, sentiti abusati e usati loro stessi. Difatti sono gli ultimi, poverini, che hanno continuato a mantenere le mascherine all'interno. Quando il nostro Presidente del Consiglio andava, girava, o il nostro Presidente di Regione, per le scuole, libero, senza mascherina, essendo tutti e due comunque elementi a rischio per una certa età, loro erano senza mascherina, i bambini tutti mascherati. È stato un abominio poter vedere una cosa del genere. Quindi noi lasciamo il diritto anche ai ragazzi di dirci cosa pensano. Hanno un foglio particolare loro da firmare. Abbiamo ha bisogno del consenso del genitore, però a loro chiediamo come si sono sentiti in questi due anni. Quelle righe, lasciate spazio nei fogli dove loro firmeranno, verranno poi raccolte in un libro. Dobbiamo dare testimonianza della sofferenza che i giovani hanno subito in questi due anni. Quindi invito anche tutti i genitori a invogliare i loro ragazzi a firmare per questa petizione e a scrivere due righe su come si sono sentiti in questi due anni. Il tema è proprio: io ho il diritto di sviluppare liberamente i miei talenti. Come ho vissuto questi due anni di pandemia? Perché anche questo resterà scritto. Noi dobbiamo scrivere le pagine della storia. Poi speriamo che qualcuno le legga. Non possiamo passare per il popolo che ha accettato in maniera bieca e a testa bassa qualsiasi cretinata che questo Stato gli ha proposto. Certo. Credo di averti detto tutto. Sì, hai qualche altra domanda da fare? Io dico sempre: andate a firmare. Abbiamo raggiunto al momento attuale le 20.000 firme. Mm-hmm. Abbiamo fogli sparsi in ogni famiglia d'Italia, perché il fatto di non vincolarsi all'auto certificazione delle firme da parte dei legali ci ha consentito di farne una distribuzione di tipo diverso. Qualcuno ci ha detto: ma perché non l'avete fatta come proposta di legge? Perché la legge c'è già, l'articolo 32 c'è già. Questa petizione è comunque citata in articoli. Una volta che noi arriviamo giù con, io dico 1 milione di firme, magari fossero anche di più, allora sicuramente qualche parlamentare la prenderà in considerazione. È già in articoli, potrà diventare una legge che integra l'articolo 32 che c'è scritto. Basterà solo che qualcuno poi la prenda in mano, e se andiamo in tanti a firmare è impossibile. Di solito i parlamentari fanno attenzione quando il popolo si muove. Guarda caso, non a caso, adesso che il popolo si stava muovendo, io credo che dall'alto se ne sono accorti, hanno fatto finta di far cadere un governo e hanno messo delle votazioni in un periodo assurdo, mai si è votato a settembre, impedendo a tanti piccoli gruppi intanto di riunirsi. Certo. Lo stavano facendo, ma la fretta probabilmente gli ha impedito anche di ragionare su questo, che ha di nuovo destabilizzato, perché come popolo noi speravamo che ci fosse una formazione unita e compatta che andava all'opposizione. Purtroppo così non è stato. E anche questo ci sta mandando un attimo in crisi, per cui tanti si chiedono: ma ha senso andare a votare o meno in una realtà del genere dove nulla cambierà? Se tu mi permetti, io dico certo che ha senso, perché se questo è un diritto che ci è stato dato, noi lo dobbiamo esercitare. Quello che succederà dopo lo vedremo, però privarsi di un diritto vuol dire dopo non lamentarsi di quello che succede. Noi dobbiamo imparare di nuovo ad avere coraggio. Il coraggio vuol dire, dico sempre, agire con il cuore e cercare di chiederci qual è la cosa migliore che io posso fare in questo preciso momento, non ieri, non certo. Domani, adesso, certo. Io cosa posso fare adesso, perché come diceva qualcuno, del domani non c'è certezza, però noi dobbiamo imparare a capire che dobbiamo agire nel qui e ora, ma è questo il momento in cui noi dobbiamo e possiamo agire. Domani non sappiamo se potremo farlo, ma adesso sì, adesso lo possiamo fare. Certo. E quindi qual è l'agire più corretto per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri nonni, per i nostri genitori? E quello lo dobbiamo fare, questo sì, ci è chiesto di farlo. Ci ricordi nuovamente il canale Telegram per vedere dove sono le piazze per le firme?
Sì, allora è ri-uniti per la ri-nascita. Già se tu fai ri-uniti esce il nostro logo. Il nostro logo porta una bandiera su uno sfondo rosa, che è la bandiera della compassione, porta il simbolo dello yin e dello yang, che è il simbolo dell'unione della diversità, che fa parte di ognuno di noi. Noi abbiamo, non siamo uno e 100.000 dentro di noi, ogni essere umano è un essere complesso, un essere fantastico, è un essere che è il buono e il cattivo, è un essere che è fatto di quello che ha vissuto, è un essere che però se si protende al vicino, trova nel vicino un altro essere come lui, certo. E quando ne ha necessità può farne un'unione e diventare una forza fantastica. Questo è l'essere umano sceso su questa terra, una persona inviolabile, unica, irripetibile e fondamentale. Ne siamo tutte gocce in un oceano, insieme facciamo un mare. D'accordo. Grazie mille Carmen, allora, di questa di questa iniziativa. Sì, io dico sempre, invito tutti a firmare, Radio Gamma 5 si è prestata più volte per la raccolta delle firme, io non finirò mai di ringraziarvi e spero che si continui. Certo. La porteremo ad ottobre, quando il governo si sarà insediato, e io spero che troveremo lì un'opposizione pronta e forte ad accogliere questo appello che il popolo fa ai suoi governanti. Alla fine sono lì per rappresentare noi, non siamo noi qui per rappresentare loro. Anche certo. Di questo dobbiamo renderci conto. Se vogliamo che qualcuno ci rappresenti, è chiaro che dobbiamo portare e dare il voto a qualcuno. Altrimenti poi non lamentiamoci se qualcosa non funziona. Forse la colpa è anche nostra. D'accordo. Allora, grazie mille, buona giornata, grazie. Carmen. Grazie mille a te, grazie a voi, buona giornata. Ciao, alla prossima.